Ogni cittadino ha il diritto di vivere in un ambiente bello, accogliente e pulito. Ma com'è la situazione dello smaltimento dei rifiuti urbani a Cles? Lo abbiamo chiesto ad un esperto che lavora qui a Maiano e naturalmente non possiamo darvi la sua identità, per questo motivo abbiamo modificato la voce. Lei lavora qui, vero? Sì, sì, sono fisso qua, ma fisso proprio coi buloni, Sì, sì, vedo. Lei è sposato? Ero! Adesso sono separato, abbiamo fatto la differenziata. Lei è andata a vivere al CRM di Cles con uno della plastica, che l'è tutrifat. Senta, com'è la vita da cassonetto a Cles? Ma dipende, con le persone intelligenti ci sta bene, ma quando trovi il rimbambito che ti mette dentro di tutto, dopo a smaltirle dura, che vuole altro che il bicarbonato. Ma tutto tipo cosa? Cioè, che cosa le mettono dentro? L'altro giorno una mi ha messo dentro il sacchetto dell'umido che mi è venuto tutti i reumatismi. Sa quello che va nel bidoncino di casa marrone? C'è ancora gente che non ha capito che i rifiuti dei cestini pubblici non possono essere riciclati e vanno smaltiti nell'indifferenziata. Giusto! Ha ragione. Vogliamo ribadire il concetto per gli amici che ci seguono? Allora, ripeta con me. Carta. Carta. Vetro. Vetro. Plastica. Plastica. Alluminio. Alluminio. E cartone. E cartone. Sono tutti materiali che si possono riciclare e quindi vanno messi nei contenitori che abbiamo a casa. Anche per risparmiare. Ecco, mi raccomando. Ma, cioè, in che senso per risparmiare? Tu, cittadino, paghi già l'imposta sui rifiuti di casa. Però se li metti qua dentro, ti viene messo in conto anche quell'altro smaltimento. Quindi paghi il doppio. Quindi te sei en... Te sei en... 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 En tambur. Ah, sì, en tambur. Senta, ma... quanti siete a Cles a fare questo lavoro? Tutta la famiglia. C'è mia sorella che lavora ai giardini, suo marito, il Gualtiero, che lavora in comune, davanti al comune, e poi la Teresa, Giro, Mario. Siamo in 54. Se va da mia sorella ai giardini, ce n'ha da raccontargli. Dai. Arrivederci. Noi facciamo giornalismo d'inchiesta e quindi eccoci qua ai giardini d'Oste Pez. Se no casco prima. Salve, come si trova qua? Io mi trovo bene, ma l'importante è che mi trova gli altri. Suo fratello dice che ne ha di robe da raccontare, Venga qua, venga, si avvicini. Pensi che alle volte non si prendono neanche la briga di metter dentro l'immondizia, lasciano le borse in giro per il prato o nei boschi, ma sotto gli alberi proprio, Vabbè, ma se uno nel parco non trovasse il cestino dei rifiuti? Non deve trovarlo! E sa perché? Perché le immondizie nel bosco sono nocive! Chi va nel bosco, oltre a raccogliere i funghi, deve raccogliere anche i rifiuti e portarli a casa. Magari quelli non metterli nel risotto, ma portarli a casa sì. Altrimenti la tassa per i rifiuti la paghi doppia. E te sei en tambur. Tambur. Ecco sì. Bravo. Comunque con tutte le telecamere in giro, a Cles piocca anche ad estate. Neve? No, multe. Sono piccole soddisfazioni, ma le qualcosa. Senta, ma ci sono tante telecamere in giro a Cles. Prima di uscire di casa è sempre meglio vestirsi bene, perché non te sai mai chi te vede. Però è brutto che la gente rispetti l'ambiente solo per paura di una sanzione. Infatti, è come quelli che non raccolgono le cacchine dei cani. Non hanno ancora capito che il cane sarà anche tuo. Ma la strada è di tutti.
Ecco, a proposito, che cosa ci può dire di quello? Ah, di questo deve parlare con mio cugino John Rubbish, che lavora a Maiano. Lui, siccome sa l'inglese, ha vinto un concorso in provincia come doc toilet, contratto a tempo indeterminato proprio. Siamo qui con John Rubbish. Senta, il suo lavoro in cosa consiste? My mission is l'employment del front office della toilet per la shit bonification of dog. Cioè? Raccolgo le merdotte dei cani, perché i cagnolini naturalmente fanno la caccota. Anche perché se non la fanno dopo schioppa, aria caccota dappertutto. Comunque l'importante è che il proprietario la raccolga, magari non proprio con le mani, ci sono gli appositi sacchettini sigillati, gratis, gratis, questi qua, sì, quelli lì. Tra l'altro chi lascia le cacchine sul marciapiede può prendere una multa, no? Wow, deve prenderla! Guardi, se avessi le gambe li prenderia a scarpate, ma qua mi hanno fatto due gambe inchiodate per terra. Dove che vada? Where can I go? Senta, facciamo un appello a tutti i proprietari di cani. Non lasciate le cacchine sul marciapiede, ma portatele da John Rubbish, che è sempre aperto, vero? È sempre aperto lei? Hm? Certo che sì, sempre open, aperto, caca 24. Bene, grazie, arrivederci. Ah, senta, e a quelli che lasciano i mozziconi di sigarette in giro sui marciapiedi, che cosa diciamo? Ah, di quello se ne occupa my uncle Berto, lo zio Berto, sì, che ha scaricato, download, l'applicazione Chander. Lo trova in Piazza Granda. Grazie. Salve, suo nipote ci ha detto che lei si occupa di sigarette, è vero? Beh, sigarette, mozziconi, lei è il monopolio che si occupa dei sigarette. Sì, vabbè, ma come va? Senta vacca. Bene, cari amici, questo non è un messaggio promozionale, è un appello, una richiesta di collaborazione che l'amministrazione di Cles fa a tutti i cittadini. È una richiesta di aiuto che la natura fa a tutti noi. Perché non dobbiamo aspettare un'ordinanza del sindaco per rispettare l'ambiente. Perché l'ambiente è la nostra prima casa. Prendersene cura conviene prima di tutto a noi, per lasciare un mondo migliore ai nostri figli. Non si fa così. Non si lascia la plastica in giro.